voglia di andare a studiare. Prendere le donne belle, però non è mica tutto. Pensavo di girare. Primo maggio, festa del lavoro, lavoro che viene chiesto da tante persone che oggi questo lavoro non lo hanno. Sì, arriviamo da 2 anni di pandemia, per cui la crisi del lavoro è esplosa in tutta la sua drammaticità. C'era un inizio di ripresa, ma la folle guerra che è scoppiata in Europa ha fatto ripiombare il mondo del lavoro nella drammaticità della precarietà delle condizioni di lavoro. Si continua a morire di lavoro pur non avendo un posto di lavoro, perché tantissimi lavorano in nero, e la guerra ha acuito oltretutto anche la questione economica, per cui tantissimi lavoratori pur lavorando non riescono a raggiungere la fine del mese con dignità di lavoro. Ma qual è il quadro occupazionale nel BCO? Ma nel nostro territorio abbiamo, come sempre succede, delle luci e delle ombre, insomma. Sicuramente abbiamo delle realtà produttive che si sono rilanciate. Mi viene in mente 2 realtà chimiche che erano oggettivamente in difficoltà: la ex Arsonsisi, che è passata ad una multinazionale PPG, posso immaginare la ex Tessenderlo, che è passata all'Hydrochem. Altre realtà produttive che non sono male, tipo la cartiera Favini, che ha incrementato il lavoro passando al ciclo continuo. Questi qua sono le punte di eccellenza, dopodiché continua ad essere il dramma di un lavoro che continua a non essere stabile, alla difficoltà oggettiva e anche in maniera un po' strumentale, insomma, che talune volte alcune associazioni di datori di lavoro dicono si trova poca gente che vuol lavorare, senza provare ad analizzare che la cosa vera sono le condizioni di lavoro e il fatto che molte volte viene anche chiesto di lavorare in nero. Scusa, posso sapere il nome e cognome? Luca Bartolini, CGL Verbagno. Segretario del pensionato dell'azienda della Piemonte. Pensionati che continuano a essere con la loro pensione un baluardo importante per tanti lavoratori che hanno perso il lavoro in questi anni. E questo denuncia qual è il problema del nostro paese: pensionati che molto spesso devono sostenere le famiglie dei figli o i nipoti. Perché, come diceva lei, del lavoro qua in Italia rimane un tema molto, molto grave. E insieme al lavoro anche il livello. Buongiorno a tutti, a nome di CGL CISL UIL, segnati dalla pandemia, drammaticamente torniamo in piazza nel momento in cui l'Europa sta vivendo un'altra pagina drammatica che molti di noi hanno solamente letto nei libri di storia a scuola: la guerra. La nostra parola d'ordine di questo 1° maggio è al lavoro per la pace. Al lavoro per la pace significa libertà, significa possibilità di scegliere, significa rimettere al centro la parola lavoro nelle sue varie declinazioni, vale a dire contrastare quella sfera sempre più ampia di precarietà, combattere
la sciagura dei morti sul lavoro e degli infortuni. Siamo a una media di 3 morti al giorno sul lavoro. Il lavoro deve essere dignità e affrancazione sociale, non al contrario perdere la vita per cercare di garantirsi condizioni dignitose di vita. Ad affrontare con generosità, mobilizzandosi per far fronte a coloro che scappavano dalla guerra, i nostri vicini, per accoglierli sul nostro territorio. Si è costruito in pochissimo tempo un supporto emergenziale efficace e la forte risposta di tutto il VCO è stata unanime: supporto ai profughi e pace. Le guerre sono tutte uguali, non abbiamo bisogno di aggiornare i nostri valori. Le coscienze che hanno animato proprio queste piazze, queste vie, queste montagne chiedevano gioia quando occupate dall'invasore, non chiedevano paura, chiedevano amore non rabbia, chiedevano pace e non guerra. Ogni piazza e le loro intelligenze che hanno vissuto proprio in quel periodo, in questo territorio, hanno lasciato la memoria e lavorato perché rimanesse indelebile sul nostro territorio per le generazioni future, perché si ricercassero nuovi modelli sociali ed economici che allontanassero e cancellassero per sempre il termine guerra dal nostro vocabolario. A tutti coloro che sono stati accolti nelle nostre comunità diamo il benvenuto e l'augurio che a breve possano tornare nelle loro case in un'Ucraina in pace e libera. Non possiamo certo attendere che questo conflitto divenga un conflitto mondiale. Tutta la nostra democrazia, tutta l'Europa, tutto il mondo si deve muovere per trovare delle soluzioni, soluzioni politiche, diplomatiche, solidarietà concreta all'Ucraina e pace devono essere le parole che accompagnano la nostra vita nei prossimi giorni. Con la vita, la pandemia. Un abbraccio e un sostegno da tutti a quelle famiglie. Come non dobbiamo, non vogliamo e non possiamo dimenticare le lavoratrici e quei lavoratori che durante le fasi più complesse del lockdown, anche sul nostro territorio, con sacrificio, assumendosi gravi rischi personali, hanno continuato a lavorare negli ospedali, nelle fabbriche, nei magazzini, nei supermercati e sulle strade, così come la miriade di volontari, anche delle nostre associazioni, che per garantire beni e servizi, sostegni indispensabili per le nostre comunità, si sono subito adoperate. Come vanno ringraziati i divulgatori di sapere, di cultura, che in mezzo a mille difficoltà hanno lavorato duro per garantire il sistema scolastico dei nostri figli, la cultura del nostro futuro. Della globalizzazione, o perlomeno della globalizzazione selvaggia che abbiamo conosciuto fino ad oggi, e quindi la necessità di ridefinire le geopolitiche, che comporta il rimettere in discussione il mondo che noi abbiamo conosciuto e il mondo che dovremo affrontare. Credo che come sindacato complessivamente ci si debba preoccupare non solo di quelli che sono gli strascichi della pandemia che abbiamo vissuto ed è stata descritta molto bene da chi è intervenuto prima, ma anche da questa nuova situazione. L'Italia e gran parte dell'Europa non possiede materie prime. L'Italia è un paese di trasformazione, per cui il difendere le nostre produzioni in questa nuova situazione diventa importante, e lo vediamo proprio in queste settimane con il rincaro dei prodotti energetici. E lo diciamo chiaramente, siamo contenti che il governo se ne occupi e preoccupi, ma lo diciamo altrettanto chiaramente: non ci accontentiamo delle cifre che sono state messe in cantiere. Non abbiamo bisogno di cerotti, abbiamo bisogno di interventi seri, di interventi strutturali
che diminuiscano la nostra dipendenza da un lato, ma proteggono anche le persone, i lavoratori, i pensionati in modo deciso. Non vorremmo rivivere l'esperienza che abbiamo fatto con la legge di bilancio del 2021, dove circa l'85% dei lavoratori non hanno avuto pressoché alcun miglioramento nella loro condizione. Siamo assolutamente consapevoli che occorra una vera riforma fiscale. Siamo consapevoli che vada messa al centro la difesa dei nostri redditi, dei nostri salari, ma sul serio, perché sentiamo di nuovo parole di altri anni, sentiamo la parola flat tax, sentiamo la parola partita IVA, e i nostri salari? Allora parlare di progressività, di equità, per noi significa poter tutelare i nostri stipendi.